Bella a tutti ragazzi, ben ritornati dal vostro Joker. Siamo ritornati su un nuovo appuntamento ragazzi, su una nuova possibile serie ovvero ragazzi, come forse avrete letto dal titolo ragazzi, forse l'avrò chiamata questa serie Una Notte di Paura ragazzi, forse così, non lo so. Comunque sarà una nuova serie che spero vi possa piacere. Ovviamente me lo dovete far sapere voi qua sotto nei commenti ragazzi. Io per proseguire questa serie vi chiederei intorno ai 25.000 like, però aspettiamo un attimo su quello che vorrei dirvi. Praticamente ragazzi, visto che vi è piaciuto molto il fatto quando feci l'Aimai, quello horror, quello paranormale, dove ho parlato un po' di questi fenomeni che sono un po' accaduti anche a me, sotto nei commenti mi avete scritto veramente tantissimi commenti su cose che anche a voi sono accadute. Alcune erano cazzate, si vedeva, però in tanti forse ci ho un po' creduto. Quindi ragazzi, vorrei fare una serie, nel senso che io vado a leggere alcune esperienze strane, paranormali, un po' horror, un po' così, della gente che sono un po' accadute. Io ho messo storie vere e dovrebbe uscire qualcosa. Però ragazzi, se qua sotto nei commenti a chiunque di voi, diciamo, è capitato un qualcosina che potrebbe ritenere un po' anomala, e lo pregherei di scrivermela qua sotto, così nel prossimo episodio praticamente andremo avanti con le storie vostre ragazzi. Quindi chi mi racconterà una storia, nel senso, ovviamente spero che non andate a scrivere cazzate ragazzi, nel senso, scrivete cose vere che vi sono accadute, diciamo, e me le potete scrivere qua sotto nei commenti e io ve la riporterò come serie ragazzi. Spero che vi può piacere questa idea, quindi fatelo sapere mi raccomando con un like, scrivetemi qua sotto tutte le vostre esperienze che vi sono accadute. Io adesso andrò a leggere alcune delle esperienze che sono successe ad altre persone e spero che questo nuovo format, questa nuova serie vi potrebbe interessare ragazzi. Io sono rimasto colpito, quindi mi è venuta una lampadina, perché non facciamo una cosa dedicata a questo, visto che vi è piaciuto veramente tantissimo quella Aimai Horror, quindi potrebbe interessare. Io questo episodio lo faccio come esperimento. Ovviamente ragazzi, chiedo i like solamente alla gente che è realmente interessata a questo tipo di serie, quindi mi raccomando fatemi capire subito se la volete o non la volete e scrivetemi semmai come migliorarla e come andare avanti. Comunque scrivete qua sotto le vostre esperienze. Allora, l'esperienza di Biru, io le sto leggendo qui sul tablet ragazzi, ovviamente mi sono messo un tablet leggendo. Qui si chiama Biru, vabbè. Dice: avevo 15 anni e mi trovavo a casa di mia nonna alle ore 6:20 circa del mattino. Ero sveglio e dall'improvviso cominciai a sentire un respiro che proveniva dal livello inferiore della casa. Già mi ero cagato sotto. Colonica molto vecchia dei primi 800, dove non c'era nessuno e che pian piano si avvicinava al mio letto fino ad arrivare sopra di me. Non mi sono voltato per la troppa paura, ma ricordo ancora adesso quegli attimi infiniti, il cuore che mi batteva all'impazzata, una scarica di adrenalina incredibile. Non è stato un sogno, perché ora che ho 33 anni mi ricordo tutto come fosse avvenuto questa notte. Dopo una decina di anni ne ho parlato con mia nonna e mi ha riferito che pure i miei zii e mio padre la notte scappavano perché sentivano voci, rantolli e dei respiri. Per la cronaca, non ci ho più dormito. Allora, raga, io ci brividi, perché io queste cose ci credo, per me sono molto importanti, nel senso, a me piacciono veramente un casino queste cose, quindi è molto particolare. Io, se mi sarebbe capito a me, già sarei tipo morto d'infarto, perché io su queste cose poi so cacone, raga, quindi sto fanno una serie pure che vado contro le mie cose, perché io mi cago sotto in un modo assurdo. Comunque, un'esperienza molto strana che non la vorrei mai vivere, meno male. Adesso andiamo a leggere l'esperienza di Domenico. Allora, dice: tempo fa, verso la fine di maggio, io e un gruppo di amici andammo a fare un'allegra scampagnata. Mentre aspettavamo che la leva del passaggio a livello si abbassasse per l'arrivo del treno, uno dei miei amici grida fuori dal finestrino: oh, ma che fai? Sta per passare il treno. Pensai che stesse ammonendo qualcuno, ma appena il treno passò ebbe come un attacco e svenne in macchina. Scendemmo e cercammo di rianimarlo. Dopo un po' si riprese e disse che aveva visto un bambino passare sulle rotaie e farsi prendere in pieno dal treno. Lo mandammo a quel paese, ma ci dovemmo ricredere quando sentimmo singhiozzare lontano in vicinanza del passaggio a livello. Porca puttana, raga! Io ho i brividi. A me queste cose fanno veramente le brividi. Ti immagini un ragazzino che passa, si fa ficcare sotto al treno, ti piaccia un infarto solo per quello. In più, poi dici che a loro non l'hanno visto. In più, senti singhiozzare da. No, raga, veramente sono storie veramente assurde che a me mi fanno morire, veramente, raga. Però a me stasera mi piace, raga, perché mi caso. Allora, leggiamo questa. L'esperienza di Tony. Una mattina di 13 anni fa, alle 5, sono alla sveglia e mi alzai per andare a lavorare. Uscendo dalla mia stanza, vidi una figura umana molto ben definita e luminosa che camminava nel corridoio. Accorgendosi di me, ad un certo punto si fermò, mi guardò e improvvisamente scomparve attraverso il muro. Devo dire che da una parte mi spaventai e dall'altra rimasi affascinato da questa visione.
Beh, io forse non tutto dobbiamo credere, ragazzi. Poi ognuno è suggestibile in diverso modo, ognuno la pensa in un diverso modo. Però, sinceramente, addirittura rimanere affascinato da questa visione da vinder culo, perché io già sarei morto di crepacore. Che affascinato un cazzo. Io mi vedo sul corridoio, passa una figura e mi scompare nel muro. Io altrettanto scompaio nel muro, perché io lì per lì sono morto. Cioè, anche, cioè, ma che sei scemo? Ma stai cagando fuori dal vasetto. Leggiamo questa, l'esperienza di Veronica. In casa in questione è la mia. Diciamo che ho sempre avvertito qualcosa, ma da quando ho il cane ho maggiori conferme, visto che voi tutti ben saprete che gli animali riescono a vederli meglio di noi. Vederli tra parentesi. Spesso vedo la mia cagnetta seguirli con lo sguardo e a volte abbassare la testa e piegare le orecchie all'indietro, come se qualcuno o qualcosa la volesse intimorire. Senza contare poi quando fissa lo sguardo nel vuoto e all'improvviso inizia a ringhiare ed abbaiare. Premetto che lo fa solo quando vede avvicinare qualcuno a me o qualcosa che non conosce. Una volta stavo guardando tranquillamente la TV quando ad un certo punto qualcosa mi ha detto di girarmi verso la mia scrivania. Nello stesso istante il bicchiere pieno d'acqua che tengo sempre lì per dipingere si è rovesciato da solo, senza alcuna spiegazione. Una sera sono riuscita persino a vedere il mio coinquilino. Era notte ed io mi ero alzata per mangiare un boccone. Alzando gli occhi ho visto come un grosso velo scuro ma trasparente entrare in cucina dalla sala. Subito dopo ho visto sospeso nell'aria proprio davanti ai miei occhi un filo bianco che poi si è dissolto. Questa è una piccolissima parte di quello che piano piano sto entrando a far parte della mia vita quotidiana. Sono appena rientrato da un viaggio in Messico e vi posso garantire che laggiù me ne sono successe di tutti i colori. Oddio, raga, io ho i brividi quando leggo queste cose. Io ho i brividi, ragazzi. Allora, il fatto che il cane, anche io ho sentito che, diciamo, i cani avvertono meglio di noi queste cose, sono più sensibili. È successo anche a me che tante volte il cane lo vedi che, non so, sta così, incomincia a ringhiare, a abbaiare verso il nulla. Tu dici, con chi cazzo ce l'hai? Con chi ce l'hai? Io faccio, attila, con chi ce l'hai? E lui la smette. Questo non vuol dire cose, cioè io, raga, veramente io non so come prenderle queste cose, ma ci rimango di stucco e mi cago sotto, lo sapete, però sono storie interessanti che veramente, raga, lasciano un po' perplessi, però è strana come cosa, è strana, ragazzi. Vado a leggere l'ultima, ragazzi, di Veronica, che dice: era un tranquillo pomeriggio estivo, io e la mia zia riposavamo in camera quando un rumore improvviso ha spezzato la nostra tranquillità. Siamo usciti dalla stanza per vedere che cosa era successo. Ci siamo trovati di fronte a uno strano fenomeno. I muri della casa erano completamente cosparsi di sangue, che hanno continuato a grondare parecchi giorni. E la Madonna. Da quel giorno sono accaduti altri fenomeni e mia zia ha deciso di cambiare casa, ma soprattutto di venderla. Allora, questa secondo me potrebbe essere una cazzata. Non lo so, ragazzi, io sto ipotizzando, però se io vedo la casa che cola sangue a una certa, io neanche dopo un po' me la vendo. Io già ero andato via, io ero scappato, io i muri la casa l'avevo fatta esplode. Ci ho messo 4C4 all'angolo dei muri. Ha fatto un botto a qua casa, penso che porco te non lo so, andava a raccogliere i pezzi. Ma che siamo scemi? Cioè, ma siamo fuori di cervello qui, signori, ma stiamo scherzando, cioè, veramente. Allora, io, ragazzi, veramente non lo so, questa è una serie che secondo me potrebbe interessarvi anche a voi, perché io l'ho fatta in base al riscontro che ho avuto comunque nella My Horror, che mi avete chiesto tante altre cose. Comunque, qua sotto, se ovviamente non abbiamo, diciamo, abbastanza materiale per fare video, nel senso che non ho abbastanza storie vostre che mi raccontate, anche esperienza con amici un po' particolari, non solo che riguarda il paranormale su fantasmi, ma anche su alieni, UFO. A me queste cose piacciono veramente un casino. Quindi, raga, se vi può interessare una cosa del genere, mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti. Scrivetemi tutto quello che a voi è accaduto, che vi risulta strano. Un'esperienza paranormale, un'esperienza aliena, un'esperienza di disagi un po' strani che vi sentivate osservati, non lo so, cose, quello che vi passa veramente su questi fatti un po' strani, raccontatemelo qua sotto, oppure se volete me lo scrivete in privato sulla pagina Facebook, come preferite. Se non volete rendere pubblica questa cosa, mi potete tranquillamente scrivere sulla pagina Facebook come inizio messaggio storia per serie horror, in modo che così io, ragazzi, la posso leggere. Non lo so, possiamo fare un post dedicato, fate come vi pare, intanto scrivetemi qui sotto nei commenti, che mi farebbe veramente tanto tanto piacere portarla.
oppure me la mandate come messaggio privato su YouTube, che ancora meglio. Se me la mandate come messaggio privato su YouTube, ragazzi, almeno ce l'ho tutte lì e le posso leggere molto tranquillamente e metterne nel video. Se ovviamente non volete che il vostro nome appare nel video, ragazzi, mi raccomando, ditemelo in modo che posso censurare il nome. Non dico questa storia me l'ha detta, dico semmai solamente il nome, posso fare anche così, quindi dovete dirmi voi quello che volete fare o no. Ragazzi, io spero che questa idea vi possa piacere. Mi raccomando, fatelo sapere con un bel commento, con un bel like. Noi ci vediamo un prossimo video, il vostro Giacrigno. Spero veramente vivamente che vi piace tanto. Io l'ho preso spunto da quello che già vi ho detto. Ragazzi, a voi sta questa serie. Se vi piace la continuiamo, se non vi piace la fermiamo e ci inventiamo qualche altra cosa. Spero comunque che vi piace, perché a me queste cose mi piacciono veramente un casino e mi centrico tantissimo. Al prossimo appuntamento, il vostro Giacrigno. Ciao signori.